Benvenuti a tutti in questo nuovo video da Polverone. Sono dentro al Mercedes, ho qualche piccola novità e vi aggiornerò dopo la doccia. Sono alla di servizio Teano, sono direzione Latina, giusto per farmi la doccia. Chi ha visto i vecchi video sa perché faccio così. Comunque ho delle novità non grandissime. Però sono passato giù in azienda, dove abbiamo la sede, per fare alcune cose, e mi hanno dato il rimorchio mio definitivo, perché per chi mi seguì dal vecchio video, il rimorchio che avevo agganciato di pochi mesi di immatricolazione non era il mio, era di un altro mezzo che era in riparazione in officina. Mi hanno dato il mio definitivo a qualche anno, e comunque dopo la doccia vi spiego tutto. Questa era una piccola anticipazione per mettervi un po' di curiosità. Doccia fatta, improfumati, così stasera andiamo a letto freschi, ci manca poco all'arrivo. Siamo qui all'area di servizio Teano, direzione nord. La doccia non è delle migliori, è grandissima, è comodissima, anche il water, una piccola, è una stanza, e l'unica cosa è che la porta non si chiude, quindi devi mettere la sedia davanti per evitare che qualcuno entri, e è piena di muffa la doccia. Però ci adattiamo. Non riesco a capire perché in Italia non ci sia un servizio fatto bene per gli autisti. Aree di servizio piccole, quando trovi una doccia fanno schifo. Siamo anche noi che non le teniamo, ma quando poi si vede la muffa, la porta che non si chiude, e comunque roba che deriva dall'essere trascurata la doccia, là non è più colpa dell'autista, ma ovviamente di chi la gestisce. Allora, ho messo il microfono perché prima avevo fatto l'audio, ma si sente tutto sgranato. Spero che questa cosa migliori l'audio. Allora, vi dicevo che ho cambiato rimorchio a 6 anni, infatti quest'anno a dicembre scadrà l'ATP. Per chi non lo sapesse, l'ATP scade dopo 6 anni dalla prima immatricolazione, per poi essere rinnovata ogni 3, se non ricordo male, dopo ovviamente un collaudo, una sorta di revisione, e 3 anni poi quello successivo. Rimorchio, allora, come ho detto, a 6 anni, non è messo male, considerando che comunque ha avuto vari autisti, da quello che ho capito. Cioè, ho dovuto sistemare qualcosa lì al momento, come la guarnizione di dove va attaccato il tubo rosso, perché perdeva, ma quella è una sciocchezza, perché essendo le guarnizioni si toglie, quindi il cacciavite, quella vecchia, si rimette con la nuova, è una roba veramente di 10 minuti, una sciocchezza, però va fatta, che non è per andare in giro con un rimorchio che piscia aria, detto papale. E poi che ho fatto? Ho sistemato i paletti, perché i paletti alla base non avevano più il gommino, e quindi quando andavi a mettere il paletto, la parte sotto c'era il ferro, quindi c'era poco grip oltre che a rovinare il pianale. L'interno, le pareti sono un po' trascurate, quello è, credo si faccia prima andare in carrozzeria con una sorta di lucidatrice a pulire le pareti, però farlo a mano è un lavorone che non si finisce più, quindi non credo che mi metterò a farlo, perché non si tratta di un grafico, una strisciata, è proprio roba datata. Però il pianale invece, con un prodotto anche classico, e pulire grassa, e soprattutto il pianale essendo di un materiale differente dalla parete, si può pulire e si pulisce molto facilmente. Altra cosa che dovrei controllare è appunto il grasso sotto al perno. Evidentemente, quando è stato agganciato le volte precedenti, veniva alzato subito la ralla e veniva sparso tutto il grasso sotto, e non è un'ottima pubblicità magari sia per l'autista, se vogliamo essere pignoli, però questo è un mio punto di vista, non è un giudizio verso chi non lo fa, è più una cosa mia.
essere pignoli. Mai di solo pignolo su questa cosa e trascuro altre cose più importanti. Ogni iudista poi ha i suoi pensieri. Però quella va fatta perché, oltre che, come è già successo oggi, mi ha sporcato i tubi, c'è il rischio che cade sul telaio, il trattore è nuovo, è brutto lasciare il grasso sul telaio che cade, anche perché io ogni settimana, ogni due, quando ho modo sgancio, come è successo lunedì, ho sganciato, ho pulito il grasso intorno alla ralla, sembra una volta agganciato, quando si gira poi si può deposire un po' del grasso intorno alla ralla, prima che cade io lo tolgo, è una cosa mia. Però oltre a sozzare il telaio che finisce lì, può sozzare il canale magari di un cliente che ha il canale bello, pulito, lucido, non è un'ottima pubblicità sia per l'azienda che per la testa. Allora chiedo, questa settimana appena avrò modo pulirò a grandi linee il sotto del rimorchio, poi quando avrò modo con un prodotto lo sgrasserò per bene, cerco di fare del mio meglio. A giugno hanno fatto le revisioni, quindi con i livelli dovrebbe stare a posto, poi credo che sia stato fermo al parcheggio, quindi abbia lavorato poco questo mese. Comunque appena avrò modo, in settimana salgo solo per controllare i livelli, se parla un po' con l'acqua, quello che c'è da fare. Parlo del motore del frigo, e non è un Thermo King, ecco, è un Carrier. Un'altra differenza rispetto al vecchio rimorchio: non ha i cerchi in lega, cioè c'è là ma non ha quelli lucidi, ha quelli grezzi, poi domani vi farò vedere, che da parte sono pure meglio da pulire, perché quelli lucidi qui ci stare con la pasta. Io infatti ho aspettato a pulirli con la pasta che ho dietro, che ho usato anche quando stavo nell'altra ditta, sullo Scania, perché non sapevo se rimaneva a me o avrei cambiato rimorchio. Ho fatto bene ad aspettare, anche perché la pasta costicchia un pochino, intorno ai 26 euro, e quindi è stato bene aspettare. Domani mattina vi farò vedere quello che vi ho appena spiegato e mi metterò subito all'opera per sistemarlo. Però il marchio, vi ripeto, esteticamente all'esterno è messo bene, niente di gradante, niente botte, vabbè, le strisciate dei rami, quello ci sta, anche perché facciamo tanti posti scomodi, dove l'ho potuto vedere questo mese, ormai ci saranno altri posti che giustamente ancora non ho visto. Quindi detto questo, vi mando subito a domani mattina con il video. E eccomi, allora vi faccio vedere il rimorchio, delle cose che c'è da fare. Devo rimediare due copri bulloni, queste sono tutte le gomme strusciate, anche qui questo è il primo lavoro che farò oggi, cercare di pulire altri copri bulloni tutti saltati, togliere questa mezza scritta, mettere i tamponi di gomma che si sono tolti, però comunque hanno detto che li ordineranno, quindi poi quando andrò giù li sistemerò. Altre gomme strusciate, e poi tutto il grasso qui sotto, vedete, questo da toglierlo e pulire qua tutto macchiato. Prendiamo i nostri guanti da lavoro, uno e due qua dentro.
che sia un grandissimo lavoro, però meglio di come erano prima. Ora farò l'altro lato e poi farò un altro giro col nero gomme. Vediamo un po' che esce fuori. Mentre si asciuga da quest'altro lato, iniziamo quell'altro con quest'altra pezza e quello che è rimasto del nero gomme. Vabbè, non è una grande marca, però sempre meglio di niente. Intanto ricopriamo qualcosa dal punto di vista estetico, poi magari più avanti prenderò anche il nero gomme un po' più professionale, ecco. Allora, ho terminato, ho messo anche il trattore alla fine, che è avanzato un pochino, ho aspettato un po' che si asciugasse. Allora, a grandi linee è migliorata, ovviamente se poi si va vicino si vede un po' la gomma strusciata e i birillini per strada che vengono presi, quelli dei lavori in corso, che ci sta, fine può capitare. Alla fine, andiamo a dirla tutta, l'ho coperta, la strusciata, non è che l'ho proprio eliminata, però magari fra 2-3 settimane rifaccio lo stesso processo cercando di non ristrusciare e magari la gomma, poi una volta fatta 2-3 volte questo processo, magari potrebbe tornare sistemata. Lo sgrassatore fa cagare, quello che ho preso, ma no, ho pagato 2 euro. Meglio lo Chantecler che l'ho fatto sul vecchio trattore e le gomme sono tornate nuove, e poi una volta che avrò messo a paro le gomme metterò anche il nero gomme un po' più professionale, chiamiamolo così. Ora, dopo questo lavoraccio, spero che almeno un viaggio tenga, anche se il tempo non è dei migliori. Spero che questo video sia stato di vostro gradimento e se così fosse lasciate un like, iscrivetevi al canale. Come sempre ve lo ripeto, stiamo crescendo e sono molto contento che molti di voi si avvicinano a questo settore, o comunque chi è già del settore apprezza i miei video. Lasciate un commento se avete qualcosa da chiedere, cercherò di rispondere a tutti e ci vediamo domenica prossima con un nuovo video, magari sempre inerente al rimorchio, magari faccio qualche altra pulizia a livello estetico, e fino a, ovviamente, dove posso arrivare io, e ci vediamo con un nuovo video. Ciao ragazzi.